Benvenuti ragazzi a questo nuovo video tutorial di spritblog.it. Io sono Angelo Arieta, l'autore di questo post che si occuperà di Minecraft. Minecraft, nuovo tema di Spritblog, che ha deciso proprio di occuparsi di questo, di questo fantastico gioco che praticamente coinvolge già da tempo sia piccoli che grandi. Questo post oggi si occuperà sì, come già detto, di Minecraft, scusate la ripetizione, e si occuperà di recuperare un mondo corrotto di Minecraft. Mondo corrotto cosa significa? Che diciamo, quando voi provate a riaccedere al gioco mancano pezzi del mondo stesso, alcuni punti magari non sono come l'avete lasciati o addirittura non riuscite proprio ad accedervi. Come detto nella premessa dell'articolo, questo può capitare molto spesso, anzi capita molto spesso purtroppo, alle persone che magari mentre giocano si stacca la corrente, magari per qualche problema non riesce a chiudere il gioco correttamente, il cane si salta sulla tastiera, il cane, cosa dico, il gatto, o comunque non riesce a chiudere Minecraft in maniera corretta. Cosa succede quando Minecraft non viene chiuso in maniera corretta? C'è un file, il level.dat, che contiene tutte le informazioni di chiusura e in più anche il vostro adorato inventario, e che quando viene chiuso scorrettamente non salva nulla e quindi non riesce ad avviarlo. E voi potreste dirmi, basta sostituirlo con uno vecchio? Sì, questo è vero, però molte volte anche nei file della i file della regione vengono corrotti, quindi è meglio fare, diciamo, ciò che vi spiego in questa guida. Allora, ovviamente, come spiego, bisogna chiudere Minecraft per fare questa operazione. Allora, bisogna aprire la cartella rooming del vostro computer o updata se siete in Windows. Se siete in Linux, aprite semplicemente la cartella home, se siete nella distribuzione in Linux più famosa, diciamo Ubuntu, facendo Ctrl H si apre la visualizzazione dei file nascosti della home, o comunque in base alla vostra distribuzione sicuramente sarete capaci ad aprire la cartella dei file nascosti, sì, la cartella home con i file nascosti, con la visualizzazione dei file nascosti. Allora, ok, per aprirlo in Windows è semplice, vi ho messo anche un riferimento ad una guida, sempre di Spritblog, e nel caso in cui state guardando il video potete semplicemente andare a premere su Start e scrivere %updata% e premere invio. E questa è la cartella rooming o updata, vabbè. E bisogna andare nella vostra cartella di Minecraft, ma questo Minecraft per chi ha Minecraft originale, originale in che senso? No che la versione copiata o craccata, originale nel senso che non ha mod pack, diciamo pacchetti speciali che vengono programmati da vari fan accaniti di Minecraft e che preferiscono modificarlo. In questo caso io sì, ho un pacco di quelli modificati, ma la procedura resta sempre la stessa. L'unica cosa che cambia è il nome della cartella, che anziché chiamarsi .minecraft si chiama .watipax. Questa è la mia .minecraft vuota, quindi è inutile farlo qua, e lo faremo nel .watipax. Watipack è proprio un pacchetto mod che è stato programmato da dei miei conoscenti e nella quale nel progetto sono compresa anch'io. Allora, andiamo nella cartella Minecraft o comunque del vostro modpack e entriamo nella cartella, come descritto, Saves. La cartella Saves è la cartella nella quale vengono salvati tutti quanti i vostri mondi. Io ho un mondo che si chiama Fantasiosa Realtà. Apriamo il nostro mondo da recuperare. Io devo recuperare proprio questo mondo perché anch'io ho avuto un problema, mi si è spento proprio, ahimè, il computer durante, diciamo, mentre ero in gioco. Allora, devo recuperarlo, come fare? Apriamola e copiamo in una cartella che io già ho fatto, recupero mondo, i file dim-1, che specifichiamo bene, dim-1 è l'inferno o il nether del gioco, quindi è possibile che se voi non abbiate visitato mai il nether o l'inferno, questa cartella non si sia generata, quindi non importa, se c'è o non c'è non fa differenza. Certo, se c'è è meglio copiarla. Allora, quindi copiamo il region, e il dim-1 è il region, copiamoli, sempre meglio tenere una copia. Ok, dopodiché dobbiamo creare un mondo, quindi chiudo questa cartella,
questa la minimizzo e apro, diciamo, il mio launcher, il Wattpack Stable. Diciamo, voi potete avviare ovviamente il vostro, penso che voi abbiate Minecraft originale, quindi potete tranquillamente aprire il vostro Minecraft, non succede niente. Alla fine il procedimento è sempre lo stesso, come dicevo, è solo una questione di preferenze. Allora, andiamo sul single player. Vedete, questa è solo una questione di grafica, non, funzionalità rimangono le stesse. Io ho questo mondo fantasiosa realtà, come ho detto. Fortunatamente io in questo caso riesco ancora ad accedere al mondo. E quindi, per creare un altro mondo, perché dovremmo creare un altro mondo di riferimento, dovremmo avere, se possibile, il seed del mondo. Il seed praticamente è un codice numerico che corrisponde alla generazione del nostro mondo. È come se fosse un codice fiscale. Quel tipo di mondo ha quel codice fiscale. Se riuscite a accedere al vostro mondo, è meglio copiarlo e adesso vi farò vedere come. Se nel caso voi siete nel ca se nel caso voi foste nel caso praticamente non riuscite ad accedere al mondo, non vi preoccupate, fate lo stesso il mondo, potete crearlo lo stesso senza diciamo avere seed. Però cosa cambia? Cambia che non avendo il seed il mondo viene generato in maniera diversa, non è proprio quello uguale identico al vostro, ovvero le parti che avete visitato saranno sempre le stesse, ma quelle che non avete visitato non saranno uguali a quelle che si dovrebbero generare nel vostro mondo. Allora, come fare? Scusate il discorso lungo. Se riusciamo ad accedere, accediamo al mondo. Un attimo solo, ok. Questo è il mio mondo, diciamo, come dicevo, ci saranno cose diverse, ad esempio quei blocchi lì, ci sarà il frigo, ecco, perché proprio dicevo è questo modpack che ha delle cose in più. E in più ha anche l'aggiunzione di, diciamo, di questi puntini che puoi rilevare sulla mappa dove si trovano dei vari punti, diciamo, puoi stabilire dei punti e io ho stabilito questo punto che è la casa. Allora, dicevo, come vedere seed? Allora, se è possibile è meglio allargare lo schermo perché è un po' una finestra un po' scomoda da utilizzare. Back to game. F3, il seed sarà questo qui. Il seed è questo qui. Qua, meno 40, meno, se c'è il meno mettete il meno, meno 46, 22, 3, 7, 7, ecco. Copiatelo, io l'ho copiato in un foglio di block note. È buona norma che ogni mondo che voi fate, non che per forza dobbiate recuperarlo, è buona norma tenere sempre il seed, proprio diciamo, per questi eventuali problemi che è meglio che non si verifichino. Ok, io il seed, visto che già l'ho notato, esco dal gioco, esco dal mondo e creo il mondo, creo un altro mondo, creo. E ora metto un nome a caso, lascio il nome così com'è e aggiungo il numero del seed che ho del mio vecchio mondo che devo recuperare. Faccio semplicemente, ho detto quando faccio create new world si fa more world option, scusate l'inglese. Copiamo il seed che io già avevo scritto. Copia. E incolliamo, se l'abbiamo copiato in un blocco note, con Ctrl V, o se no lo copiamo semplicemente ad occhio. lasciamo le opzioni come sono. Ecco, il mondo va generato con le varie opzioni, che se prima era creative va messo creative, visto che avevo un game in survival va lasciato in survival. E ci sono anche delle altre, ecco, ci sono, se non sbaglio, c'erano anche le opzioni per i villaggi. Comunque tutte le opzioni vanno lasciate come erano. Creiamo il mondo. Adesso un attimino. E una volta che viene generato il mondo possiamo tranquillamente uscire, cioè basta soltanto che deve creare il salvataggio. Eccolo qui. Questo era il mio punto di spawn al momento dell'inizio del mio vecchio mondo. E va bene, ok, come vi dicevo, ci sono degli items che già ci sono all'inizio, ma questo comunque sta tutto al modpack che avete. Il mio modpack prevede questi utensili che praticamente servono per un cane, per tenervi un cane diciamo in modalità avanzata. Comunque questo andrebbe fuori dalla guida.
Ok, usciamo dal mondo e chiudiamo il gioco. Ok, chiuso il gioco, dobbiamo praticamente ritornare nella cartella di prima. Quindi, nella cartella di prima, nel senso in rooming, per cento, up, data, per cento. E praticamente ritorniamo nella cartella sales. Ecco qui, New World. Ora, cosa fare? In New World entriamo e ovviamente immagino che voi non abbiate visitato il Nether nel nuovo mondo, quindi non ci sarà la cartella di meno 1. Nel caso in cui ci fosse, va eliminata insieme a questa a quest'altra cartella Region. Mi raccomando, eliminatelo, non fate copia e incolla dentro semplicemente facendo una sovrascrittura, perché penso che andrete a creare soltanto dei gran pasticci. Quindi eliminiamolo. E copiamo con quelli di backup che avevamo fatto prima. Copio. Incolla. Perfetto. E chiudiamo la cartella. Riavviamo il Wattpack. Il Wattpack, va bene, il vostro Minecraft. Ricordo che per chi fosse interessato al Wattpack, faccio una piccola parentesi, apro, può tranquillamente contattarmi su Skype, contatto angelo.arieta, semplicissimo, e magari può provare qualche beta, visto che non è una versione, diciamo, che è definitiva, che è pubblica, è una versione, diciamo, che è in programmazione. Infatti siamo ancora alla 1.2.5 e prossimamente sarà portata alla 1.3.1 con le mod. Vedete, ci sono già 40 mod, che sono comunque tutte abbastanza, sono state programmate bene e sono prive di bug. Ok, chiuso la parentesi e scuso per lo spam, diciamo, perché secondo me questo è un piccolo spam. Apriamo di nuovo il single player e torniamo in New World, che in questo caso teoricamente dovrebbe già avere già il mondo, diciamo, ripristinato. Allarghiamo. Ovviamente, come scrivevo anche nel blog, ecco, spawnate sempre all'inizio del spawnate sempre all'inizio del gioco. Quindi, per ritrovare la vostra, diciamo, la vostra postazione, la vostra casa, diciamo, il vostro rifugio, dovrete rifare tutto il percorso che avete fatto all'inizio. Ovvio che se voi avrete fatto una casa, un rifugio vicino allo spawn point, cioè questo, vi ritroverete lì vicino. Se l'avrete fatto lontano, dovrete fare tutto il cammino che consegue. Allora, mi metto in creative per volare, perché è meglio mettersi in creative visto che l'ho fatto abbastanza lontano dalla spawn area. E volo. Vedete? Io c'avevo il pallino perché è dell'altro, diciamo, l'avevo recuperato da quella mod che è messa nel Wattpack, che consente di segnalare dei punti sulla mappa. Ora andiamo a visualizzare se c'è la casa già salvata. Se c'è la casa già pronta e a posto, significa che il mondo è stato recuperato. Ora ovviamente sto facendo anche il video, quindi laggerà un po'. Ecco, sì, i miei macchinari. Sì, perfetto. Perfetto. Vado a fare due verifiche per vedere che ci sia tutto. Perfetto, mancano dei pezzi ovviamente che avevo io tolto, e quindi il mondo, diciamo, che è stato recuperato. Grazie per la visualizzazione, spero che anche voi riusciate a
a recuperare il mondo. Ricordo che se nella cartella saves il vostro mondo da recuperare, se non ci fosse il vostro mondo da recuperare, significa che in quel caso, ahimè, non potrete recuperarlo perché è stato proprio eliminato. E vi dicevo, grazie per la visualizzazione e spero che questo video possa esservi utile. Vi ricordo il sito www.splitblog.it e alla prossima.